Iniziazione alle scienze occulte. Papius. Il dottor Gerard Encausse, meglio noto con lo pseudonimo di Papius, nome corrispondente al genio della medicina nel Nuctemeron di Apollonio di Tiana, è stato autore tra i più prolifici e maestro tra i più validi della scuola occultistica francese, in quel periodo fecondo di idee e iniziative che ha caratterizzato la storia dell'ermetismo tra la fine del XIX secolo e l'inizio del successivo. Ispirato fin da giovanissimo dalle opere di Eliphas Levi, coltivò con pari entusiasmo l'interesse per la medicina e la vocazione per la magia, formandosi negli ambienti esoterici più rappresentativi dell'epoca. Fu iniziato al martinismo da Henri Delage, con Stanislas de Gaïta e Peladon formò il supremo consiglio della Rosa Croce Cabalistica. Successivamente dette vita al gruppo indipendente di studi esoterici e nel 1897, assieme a Jolive, Castelot e Sedir, fondò la Scuola di Scienze Ermetiche. La sua fama si estese rapidamente, ben oltre i confini della Francia, e nel 1905 fu invitato in Russia dallo stesso zar Nicola II, con il quale intrattenne per lunghi anni un interessante e proficuo sodalizio. Eccezionale organizzatore, abile conferenziere e scrittore geniale, negli anni della sua breve esistenza riuscì a pubblicare oltre 200 opere, senza considerare le numerose ed importanti riviste e i testi delle conferenze, nelle quali condensò e trasmise una parte cospicua di una conoscenza e di una cultura esoteriche realmente straordinarie.